per scoprire cosa si nasconde dietro questo telo. Lo faccio io, sì, positivo. Vanessa, rullo di shampoo. Facciamo un rullo di faccia. Decidete. Come è io non lo farò. Perché appunto è durato tutta una mattinata e poi non se ne è fatto più niente. Vogliamo ricordare oggi un anno di lotta non rada, come dice la targa. È stato un anno di mobilitazione di questa comunità che è riuscita a fare quello che nessuno pensava si potesse fare, cioè riuscire in una situazione di difficoltà come quella, con tutte le autorizzazioni, con tutto quello che avevano a disposizione, con effetto sorpresa anche, a impedire che questo sito di incomparabile bellezza venisse deturpato, prima di tutto dal punto di vista paesaggistico, da questo impianto, oltre poi alla deturpazione, all'offesa anche dal punto di vista ambientale, le onde elettromagnetiche ci sarebbero state, sarebbe stato davvero un problema serio. Grazie, dicevano, la mobilitazione di questa comunità si è riusciti a fare questa sorta di miracolo per chi ci crede, e questa io credo sia stata una buona cosa. Oggi come stanno le cose? Cioè dalla mobilitazione che c'è stata qui per prima è partita una sorta di scintilla che poi è servita anche per altre realtà della Sardegna, della costa occidentale della Sardegna, anche in altri luoghi la comunità si è mobilitata, ha impedito anche fisicamente in una prima fase che i lavori andassero avanti e poi c'è stato l'intelligente lavoro di all'interno delle istituzioni, mozioni, interrogazioni, c'è stato il lavoro poi davanti ai ricorsi davanti al TAR, insomma tutte queste cose messe assieme sono riusciti appunto a far sì che in Sardegna oggi non ci fossero questi radar, ma soprattutto impedire che nel futuro ci siano, perché di fronte a una mobilitazione di questo tipo la stessa Guardia di Finanza ha detto non piazzerò più i radar, questi radar in tutta la Sardegna. Questa quindi è una grande vittoria di tutti. Possiamo soltanto immaginare cosa sarebbe stato se non fossimo riusciti a fare questo. Oggi il radar sarebbe lì e probabilmente sarebbe dovuta iniziare una grande battaglia per i prossimi anni per dimostrare che le onde elettromagnetiche sono pericolose, per dimostrare che ci sarebbero stati dei problemi, ma soprattutto quest'area probabilmente non sarebbe stata più fruibile a tutti, sarebbe stata l'ennesima servitù militare. Oggi invece siamo riusciti anche ad ottenere un'altra bella cosa, cioè che mentre prima la regione l'aveva dato per fare una base piccola, se vogliamo, anche militare, oggi è stata assegnata alla Conservatoria delle Coste della Sardegna e questo diventerà un'altra cosa, non si sa ancora cosa. Quello che noi auspichiamo, e lo abbiamo detto anche al direttore della Conservatoria, è che diventi un luogo sempre fruibile dalla comunità, con qualsiasi cosa sia, che venga recuperato tutto questo immobile. I primi passi si stanno facendo, è già una buona cosa.